Ministro, grazie per aver accettato il nostro invito intanto, perché in campagna elettorale trovare 10 o 15 minuti non è facile. Grazie e benvenuto ad EcoNews. Grazie, grazie a tutti voi. Un solo obiettivo dite voi in campagna elettorale per noi moderati: affermarci come quarta forza del centrodestra, forse puntando su istanze più moderate e meno radicali di quelli della Lega e di Fratelli d'Italia. È corretto quello che Ma la vera novità politica di queste elezioni credo sia appunto la proposta dei Noi Moderati, che è una lista che si presenta insieme al governo, alla coalizione di governo del centrodestra per governare l'Italia da qui al 2027. È la vera novità politica perché nel centrodestra da sempre il pilastro, la fondamentale è la proposta moderata, cioè quella proposta che fa della competenza, della serietà, dell'affidabilità, della concretezza il modo di declinare quello in cui si crede, la visione di una società, gli ideali, i valori. I moderati sono quelli che mettono e che credono che mettono la persona al centro e lo Stato al servizio della persona, sono quelli che credono che la dignità sia il lavoro e non l'elemosina di un'assistenza, sono quelli che credono che i diritti e i doveri vadano di pari passo, che esistono e che i diritti sono fondamentali, ma che i doveri da parte di tutti noi creano le condizioni perché i diritti possano essere sempre rispettati, che mettono la libertà d'impresa. Io credo che il valore della Costituzione è nell'impresa come valore sociale, non solo come attività di intrapresa dell'uomo. Insomma, questi, la famiglia, la scuola, la natalità, queste politiche possono diventare ancora una volta cardine della proposta di governo se ci rimbocchiamo le maniche e non aspettiamo di pensare ad un glorioso passato. Noi moderati, io, Giovanni Toti, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l'esperienza di UDC, ci siamo messi insieme non per un cartello elettorale, ma per una nuova proposta politica che proietti nel futuro e non più nel ricordo glorioso di un passato l'esperienza del centro e dei moderati. Però, parlando di noi moderati, noi pensiamo a lupi. Forse pensiamo a lupi perché abruzzesi, forse pensiamo a lupi perché anche lui non dimentica le sue origini, non può dimenticarle. Beh, intanto i lupi sono, si dividono tra Avellino e l'Abruzzo, sì. Ma noi siamo orgogliosi di essere abruzzesi anche perché, a proposito di recuperare i valori che hanno portato grande l'Italia, ricordo ancora mio papà e mia mamma che partono negli anni 50, all'inizio degli anni 50, da Fossa Cesia e vanno a Milano con quella famosa valigia di cartone delle immagini di chi cercava speranza, futuro, possibilità di crescita in un paese che si voleva mettere in moto. Mio papà e mia mamma non hanno avuto paura a mettere al mondo dei figli, a fare sacrifici, a permettere in quella città, pur avendo la terza elementare, di diventare protagonisti e di sentirsi parte integrante della costruzione di un futuro dell'Italia. Io credo che questi sono i valori, non riguardando il passato, un po' gli insegnamenti che io trattengo anche nell'identità di una terra, di una tradizione, ma che per diventare attuali, anche penso ai giovani che ci possono ascoltare, devono vincere le sfide delle domande di oggi, non quelle del passato. Ed è per questo che c'è bisogno di capire, e questa è una dote di noi abruzzesi, io sono nato a Milano ma mi ritengo abruzzese di origine, sono legato a questa terra, però una delle cose che più questa terra ci ha insegnato è che noi siamo capaci di rimboccarci le maniche, di non aspettare che qualcuno ci risolva i problemi, siamo solidali, siamo accoglienti, ma siamo anche un po' testardi, nel senso che sappiamo che l'obiettivo lo si può raggiungere solo insieme, ma solo creandoci il futuro. La rabbia è certamente un elemento, quando le cose non ti vanno bene, subisci una giustizia, c'è la rabbia, ma poi per noi si sottolinea più che la rabbia il coraggio di dare risposte a quella condizione. Ed è un po' la proposta politica di Noi Moderati. A me fa piacere che gli amici della lista Noi Moderati hanno chiesto a me di essere il leader della coalizione e credo che potremo portare nel governo del paese, se io lo ricordo,
Si può votare lupi anche in Abruzzo, si può votare lupi in Sicilia, si può votare lupi in Lombardia, nel senso che queste sono elezioni politiche. Basta fare la croce sul simbolo di Noi con l'Italia e porterete l'esperienza dei non moderati e di lupi al governo del paese. Lei ritiene che quello che sarebbe l'unica vera novità di questa campagna elettorale, questo messaggio, sia passato tra la gente? Lo stiamo passando. A me piace fare maratone, perché credo che poi la maratona, che ricordo sono 42 chilometri, è un po' il paradigma della vita. Sai per certo che c'è il traguardo, però sai per certo che per arrivare al traguardo serve sacrificio e non serve neanche correre veloce all'inizio, perché se parti troppo veloce all'inizio, dopo il 30° chilometro arriverà la crisi, ma ne mancano ancora 12 chilometri. E per quei 12 chilometri devi metterci tutta la passione, la forza, la fatica, la voglia di arrivare, la certezza del traguardo, l'idea che stai insieme. Ed è per questo che io credo che questi 10 giorni per noi saranno decisivi. Un po' di ostracismo da parte di qualcun altro c'è stato, sembra che la coalizione di centrodestra sia fatta solo da 3 soggetti, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Io credo che appunto invece far comprendere che sono 4 le proposte del centrodestra e che saranno i cittadini a scegliere di dare al centrodestra, come io sono convinto, il governo del paese, e all'interno della proposta politica del centrodestra, la nostra coalizione, scegliere con una croce il simbolo di quelli che ritengono possa dare più contributi al governo del paese. In questo senso, quindi, saranno questi ultimi 10 giorni a decidere il peso politico che noi avremo. Mi auguro di non essere la quarta gamba, che non porta mai fortuna, ma di essere una proposta politica fondamentale. Io sono convinto che la nostra competenza, la nostra serietà sarà premiata. Quello che lei classifica essere un po' di ostracismo, è un ostracismo politico che viene da destra o è un ostracismo politico in senso lato? Cioè che no, riguarda, è che riguarda anche l'informazione. In senso lato, scusi, ma lei mi deve spiegare a chi ci ascolta, perché tanto ha visto l'invasione in televisione di un certo Calenda e di un certo Renzi, che dicono di essere il terzo polo, a parte il fatto che dai sondaggi sembra che siano il quarto, e che dicono di essere il nuovo centro. Ma mi perdoni. Intanto è inutile prendere in giro gli italiani, sono del Partito Democratico, nel senso che Calenda e Renzi, uno ha fatto il segretario del Partito Democratico e l'altro è stato eletto con i voti del Partito Democratico a fare... Ma non è un reato essere di sinistra, io li rispetto tutti, ma non mi possono dire che hanno la mia tradizione politica e la mia estrazione. In secondo luogo, lo vedo, dico a chi ci ascolta, ma voi avete mai visto una forza politica che alle elezioni non ti dice vota me perché voglio governare, ti dice vota me perché così c'è l'ingovernabilità e governa un terzo. Allora, io sono amico di Draghi e sono stato uno di quelli che ha più sostenuto il governo Draghi, ma Draghi ha deciso di non candidarsi perché nella democrazia, per diventare e continuare ad essere Presidente del Consiglio, al di là dei momenti eccezionali, bisogna essere votati dagli italiani. Quindi continuare a tirare per la giacca Draghi vuol dire che è un errore, vuol dire che non sei sicuro di quello che tu vuoi fare. È per questo che non mi sembra che, cioè, adesso per noi non parlare altre cose, che quello sia ci si camuffa da centro per negare le proprie tradizioni. Io credo che ognuno debba essere orgoglioso delle proprie tradizioni. Io sono di centrodestra da 30 anni, sono orgoglioso di essere di centrodestra. Nel centrodestra voglio assumermi la responsabilità che noi ritorniamo ad essere protagonisti. Nel 2008 il Popolo della Libertà prendeva 14 milioni di voti, oggi Forza Italia se ne prende 2,5 è già tanto. Ma dove sono finiti questi 11 milioni e mezzo di voti? Perché non ci votano più a noi moderati? E allora continuiamo a piangerci addosso o ci rimettiamo in gioco? Nella tradizione del centrodestra, io ho un ottimo rapporto con Giorgia Meloni, sono molto contento che lei abbia questo successo perché e che abbia i voti che abbia, ma la coalizione di centrodestra è fatta dalle 4 proposte, la Lega, quella di Fratelli d'Italia, quella di Forza Italia e anche quella di Noi Moderati. Gli italiani sceglieranno chi dovrà essere il leader della coalizione, se sarà Giorgia Meloni saremo tutti contenti come coalizione di indicarla quale presidente del Consiglio del nostro governo di centrodestra, ma in quel governo non ci saranno quelli che saranno fuori, che dicono di essere moderati, eccetera. Ci saremo noi. Se anche dall'Abruzzo ci arriverà un consenso. E poi, essendo un abruzzese, sapete che degli abruzzesi ci si può fidare.
C'è un elemento che concorre, no? Il voto nella sola giornata del 25, con l'astensionismo che faceva e fa ancora paura. Lei ritiene che in questa circostanza si riesca a tagliare un po' della grande forbice dell'astensionismo italiano? Guardi, me lo auguro, c'è solo una condizione per farlo ed è l'appello che rivolgo e che sto rivolgendo anche a tutte le forze politiche, anche quelle che ci contrastano, che contrastano legittimamente la proposta politica del centrodestra. Facciamo 10 giorni di confronto sui programmi, sulle diversità che ci sono e che sono assolutamente legittime. Lasciamo poi ai cittadini italiani di scegliere. Smettiamola di descrivere l'avversario come il mostro. Il male assoluto, se vince il centrodestra il 26 settembre ci sarà la catastrofe, si fa solo male all'Italia e si allontanano i cittadini. Mario Draghi al meeting di Rimini ha fatto un appello, votate, votate, votate. E poi ha detto, qualunque governo i cittadini sceglieranno sarà autorevole perché è eletto dai cittadini per portare l'Italia fuori dalla crisi e costruire insieme il futuro. Io credo che questo sia un modo serio, di fare politica, se no, d'altra parte, 5 anni fa, io non avrei mai voluto che i 5 Stelle governassero l'Italia. Un cittadino su tre ha votato il Movimento 5 Stelle. E poi abbiamo visto, secondo me, i danni che ha prodotto, però voglio dire, la democrazia è anche questo. Questo è il modo per riappassionare, i cittadini alla politica e usando l'ultima parola, che è un po' anche la nostra, rientra nelle nostre tradizioni, concretezza, 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 serietà, fatti, non parole. Due argomenti, uno troppo vasto forse per racchiuderlo in pochi minuti, ma il caro bollette, le tasse altissime, il lavoro che non c'è. Bisogna riuscire ad essere credibili con chi ci ascolta. Mi rendo conto che non sia cosa facile, ma c'è qualcosa che possa in qualche maniera, secondo lei, svegliare un po' le coscienze della fiducia nel prossimo? Ma intanto dicendo che durante la campagna elettorale è legittimo che le forze politiche che si preparano, che vogliono governare il paese, presentano dei programmi. E il programma sono delle promesse di cambiamento. Quindi il primo, cioè io quelli che dicono, ah, tutte promesse, e cosa si deve fare in campagna elettorale? E poi si deve chiedere il voto. E si vuole, lo dico ai 5 Stelle, una poltrona, perché è questa poltrona quella che mi permette di dare risposte, essendo e vivendo in una comunità, alle legittimi bisogni che esistono, di aiutarci a guardare al futuro. E quindi questo è il primo elemento essenziale. Il secondo, che conta molto la visione, l'idea che c'è di società. Pensiamo al lavoro. Io credo che la dignità sia il lavoro, al nord come al sud, che non esiste questo luogo comune, lo dico da milanese, originario abruzzese, ma milanese, sono nato a Milano, vivo, ho vissuto tutto questo tempo a Milano, che non c'è una differenza tra il giovane del nord o il giovane del sud e del centro. Tutti vogliono la dignità di un lavoro, non l'elemosina di un'assistenza, di un lavoro dignitoso che sia ben pagato. Allora, se tu invece dai un messaggio diverso, che è quello che il lavoro è l'assistenzialismo dello Stato, per cui io ti do quel reddito di cittadinanza quando puoi andare a lavorare, sbagli, perché hai indebolito la società. Il lavoro lo danno le imprese, quei soldi diamoli alle imprese, all'artigiano, al commerciante, all'albergatore. Dobbiamo dargli 800 euro. Lo Stato dà 800 euro il reddito di cittadinanza, glielo dà quell'albergatore o quell'artigiano, e quell'artigiano assume quella persona che è nel reddito di cittadinanza e nell'elenco, e vedi che alla fine, secondo me, non solo gli darà gli 800 euro che lo Stato gli dà, ma gli aggiungerà altri 4 e 500 euro, perché non ho mai visto un imprenditore che non scommette sul proprio dipendente, perché quella è la sua materia prima e se lo vuole tenere stretto e vuole. Ecco, vede, quella che le sto descrivendo è una visione della società, è una visione della politica. Detto questo, ha sull'energia, voi vivete sulla vostra pelle le cause di una politica dei no e di uno scontro demagogico. Noi abbiamo 40 miliardi di metri cubi di gas nell'Adriatico. Non lo estraiamo più, ne estraiamo solo 2 miliardi, la Croazia se lo piglia tutto. Anziché pensare che quel patrimonio è a disposizione di tutto il paese e può essere un valore aggiunto anche per quel territorio, in Basilicata estraggono il petrolio, ma
gli abitanti della regione Basilicata con un governo di centrodestra hanno innanzitutto un vantaggio loro per dare a disposizione quella risorsa a tutto il paese. Pagano molto meno il gas degli altri ed è giusto che sia così. C'è una risposta, non la politica del no. E oggi ci troviamo, lo sapete tutti, ad aver impedito la trivellazione e a dover pagare 190 milioni di euro, 199,90 milioni di euro a quell'impresa che doveva trivellare e che non ha trivellato. E ad essere dipendenti dal gas russo. Mi sembra che questo non sia un modo di far politica. La logica dei no non funziona. Il rispetto dell'ambiente deve andare di pari passo con lo sviluppo. È un po' la logica del no ai termovalorizzatori, per i quali voi nel programma dite sì, assolutamente sì, realizzarli senza se e senza ma. Guardi, basterebbe fare questo, siccome grazie al centrodestra, un po' grazie al sottoscritto, quando era ministro, abbiamo realizzato e completato la linea di alta velocità. Dobbiamo farla sull'Adriatico, perché anche la dorsale adriatica è fondamentale che abbia la stessa, fino ovviamente alla fine della Puglia, abbia la stessa capacità di collegamento veloce. Andiamo insieme e prendiamo l'alta velocità e andiamo a Brescia. Forse non lo sanno, ma l'80% dell'energia prodotta da quel termovalorizzatore che c'è è a disposizione dei cittadini, cioè soddisfa l'80% di necessità degli abitanti di Brescia quel termovalorizzatore, e brucia rifiuti, permette di tenere le strade pulite, di rispettare l'ambiente e di dare energia per gli abitanti. Io non lo so quale altra ragione c'è per non realizzare i termovalorizzatori, se non quella di pagare di più, di permetterci le speculazioni, di andare in Germania, in Austria, di lasciare i nostri rifiuti come fa Roma e poi di inquinare lo stesso, perché sti rifiuti non è che volano con la cicogna, li portano dei camion che lungo le autostrade, magari un camion lungo l'autostrada e tanti camion uno dietro l'altro inquinano molto di più di un termovalorizzatore. Quindi basta con la logica dei no, facciamo i termovalorizzatori, i rigasificatori, le centrali nucleari, noi siamo fuori, la Croazia a 140 chilometri da Trieste, realizzerà il raddoppiamento della centrale nucleare. L'Italia non ha le centrali nucleari, ma se dovesse esserci qualcosa nella centrale nucleare della Croazia, cioè che cosa, siamo indenni? Non saremmo immuni, no, certamente no. Senta, un clamoroso passo indietro riguarda la proposta del ripristinare le province. Voi siete per il ripristino delle province, siccome abbiamo vissuto l'abolizione delle province come ente inutile, è stato un clamoroso flop quello dal quale bisogna necessariamente tornare indietro. Una legge la si fa, la si mette in essere, se si vede che non funziona e che è sbagliata bisogna avere l'intelligenza e il coraggio di non far andare avanti a fare dei danni, ovviamente di cambiarla, di correggerla. Il reddito di cittadinanza, al di là della visione mia che è sempre stata contraria, non ha combattuto la povertà e non ha creato lavoro, ed è per questo che bisogna cambiarlo, perché se non funziona, non funziona. La stessa cosa vale per le province. Ricordo, in nome degli amici che sono affascinati o appassionati dal voto a Calenda Renzi, che l'abolizione delle province fu il frutto di quella stagione in cui bisognava abolire tutto, i corpi intermedi, le prefetture, le camere di commercio, perché era l'epoca della rottamazione di Renzi, ve lo ricordate, bisognava ammodernare il paese, bisogna ammodernarlo, ma non eliminando presenze che sono fondamentali in un paese come l'Italia, che non ha solo grandi centri. L'Abruzzo non ha una città che ha 1.300.000 abitanti come Milano, né 3 milioni come Roma, né 800.000. L'Abruzzo è, per esempio, un territorio molto ampio in cui i piccoli comuni fanno da presidio del territorio, e la rete dei piccoli comuni e le risposte di un'organizzazione che erano le province sul territorio sono sempre stati fondamentali. Pensi solo alla gestione delle strade provinciali, pensi solo alla manutenzione del territorio, quanto è fondamentale, a interventi di raccordo di rete sociale. Insomma, ci si è accorti che si è sbagliato, spero che se ne sia convinto anche l'amico Del Rio, e quindi oggi dovremo ammodernare le istituzioni. Un'ultima considerazione prima di ringraziarla e di salutarla, la vorrei circoscrivere all'Abruzzo. Cosa le raccontano della nostra e sua regione? Cosa ritiene
sia stato fatto di buono o non sia stato proprio fatto? Beh, intanto devo ringraziare un amico che è sempre stato qui in Parlamento, il vero difensore dell'Abruzzo, ed è prima il senatore e poi onorevole Paolo Tancredi, perché lo ricordo a combattere in commissione bilancio perché l'Abruzzo non fosse dimenticato per i fondi sul terremoto, non fosse dimenticato per la realizzazione delle infrastrutture. Quando si riattiva la passione anche con persone come Paolo Tancredi, che ci sta dando una grande mano a riproporre con forza la lista Noi Moderati, si è fortunati, perché si ha una persona che ritorna all'idea di politica, al contatto con i territori. Io credo che il presidente Marsilio stia facendo bene, credo anche che le sfide per l'Abruzzo siano quelle che partano dal mare e in particolare da una portualità che deve sempre essere messa, penso al porto di Ortona, penso a quello di Pescara, che deve essere sempre messo in collegamento con quello di Ancona, per fare sempre di più un grande polo della logistica e della portualità del Mar Adriatico centrale. Penso alle autostrade del mare, che dovremmo avere la capacità di sviluppare, è una dei nostri, delle nostre potenzialità. Siamo un paese circondato dal mare e quindi è uno dei modi, se incentivati, con cui si può rispettare l'ambiente e si può anche accelerare sui temi della logistica. Penso a un tema che state vivendo, l'Abruzzo, grazie a un grande ministro, è stata una delle regioni, un certo Remo Gasperi, è stato uno che io ricordo sempre con grande stima e di un'idea di politica attenta, di politico attento al territorio, ma di tutta Italia. Lui venne, me lo ricordo ancora, in Valtellina quando ci fu la grande tragedia e i valtellinesi ancora oggi si ricordano che cosa fece quel ministro abruzzese, per dire quanto poi la politica, quella vera, quella P maiuscola, è capace di rispondere ai bisogni. Però il tema per esempio delle infrastrutture, delle autostrade che oggi collegano l'Abruzzo a Roma, che collegano l'Adriatico al Tirreno, abbiamo, voi sapete molto bene, un problema enorme riguardo alla gestione di quelle autostrade, alla messa in sicurezza, alla valorizzazione. C'è tutto il tema dei distretti industriali in Abruzzo che sono fondamentali, penso alla Valle del Sangro che è sempre stata una grande polo industriale anche di eccellenza, penso al tema dell'agroalimentare, insomma, e al turismo. Ci sono tante opportunità perché l'Abruzzo possa continuare ad essere non la prima regione del sud, ma quell'anello di congiungimento, di eccellenza tra un'Italia che non vuole essere più a doppia velocità. E credo che questa sfida la dobbiamo vincere insieme, e la possiamo vincere se tra l'altro ci sarà un raccordo tra governo regionale e governo nazionale, perché tutto sarà più semplice, e se anche, lo dico, Noi Moderati, continuo a ripetere, una croce su Noi Moderati, avrà anche il consenso da parte dei cittadini abruzzesi. Io voglio ringraziarla ancora per la disponibilità, se in politica funziona ancora in bocca al lupo, in bocca al lupo. Basta che lei non dica crepi il lupo, perché chiamandomi lupi poi alla fine devo iniziare a toccare ferro dappertutto. Grazie ancora.